migliorare la risposta che Rete Ferroviaria Italiana dà in termini di disponibilità dell'infrastruttura ai pendolari e ai pendolari di questa regione, quindi la possibilità di aumentare con i raddoppi e con la tecnologia la quantità dei treni che possono circolare. Quali sono i provvedimenti presi per quanto riguarda il tema della sicurezza? La sicurezza, se parliamo di interferenza con i passaggi a livello, è la soppressione di ulteriori 110 passaggi a livello nell'arco da qui al 2023, e ne resteranno altri 400 che dovranno essere soppressi, per i quali c'è un programma pluriennale. Però per quanto riguarda la sicurezza, voglio dire, quotidiana dell'utilizzo della rete, e quello è il progetto della manutenzione, non è un progetto specifico, ma è il lavoro quotidiano, 1.600.000 ore di lavoro di manutenzione all'anno dei nostri dipendenti, circa 200 km di rotaie sostituite ogni anno, circa 200 scambi sostituiti ogni anno, ed è un lavoro continuo che si fa ogni giorno per fare sì che ogni oggetto che costituisce la nostra infrastruttura sia sostituito prima di arrivare alla fine della vita utile. Questi 14 miliardi di investimenti per la Lombardia potrebbero essere incrementati in qualche modo oppure no? Allora, 14 miliardi e 650 milioni sono la quota per di investimenti in Lombardia previsto nel nostro contratto di programma. Il nostro contratto di programma ha un valore di oltre 150 miliardi di euro, e di cui questi 14 milioni sono parte. Ne sono finanziati 66, di questi 66 8 miliardi sono già sulla Lombardia, quindi sono lavori in corso. È un programma pluriennale evidentemente che viene sostenuto dalle leggi di stabilità che anno dopo anno il governo vara. Sicuramente il nostro contratto di programma è uno strumento vivo, cioè che si alimenta delle necessità che man mano vengono avanti. Ad esempio, la variante tra Calusco, tra Paderno e Ponte San Pietro è un progetto che non è nel nostro contratto di programma, ma entrerà nel prossimo aggiornamento perché è venuta fuori questa esigenza. Ecco, posso dare una risposta? I 14 miliardi e 650 milioni aumenteranno nel corso degli anni, ma allo stesso tempo usciranno dai finanziamenti i lavori che si completano.